La Bethesda si scusa, ragazzi. La Bethesda si scusa. Io, infatti, ero un po' di giorni che ero preoccupato perché in tutto questa batosta era tanto tempo che non scrivevano nulla, non mettevano niente nei social. Infatti, loro si sono proprio scusati perché dicono: non state vedendo che mettiamo nulla, ma state tranquilli, stiamo lavorando per sistemare i problemi. Stanno tipo sbroccando, secondo me. E aggiungono di essersi resi conto di non aver iniziato nel migliore dei modi. Proprio per questo ci saranno due grandi aggiornamenti, il 4 dicembre e il 6 dicembre. Non ci abbandoneranno mai, dicono che questo gioco verrà ampliamente sostenuto per anni e anni e anni. Il primo dei due aggiornamenti andrà ad aumentare il limite dell'inventario, oltre a migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Quindi si spera soprattutto il problema di frame rate. L'inventario verrà aumentato da 400 a 600. Io so che molti di voi già staranno pensando, 600 è poco. Infatti questa era una delle maggiori critiche che sono state fatte a questo gioco. A quello che vorrei far capire un po' a tutti, che poi anche nell'ultimo video molte problematiche non mi sono espresso bene, infatti probabilmente ne arriverà un altro, che tante problematiche che sono state legate al gioco in realtà sono legate al giocatore inesperto. Infatti, per chi ne ha bisogno, a fine video troverete una piccola guida su come aumentare il peso trasportabile del personaggio. E ovviamente se il peso del deposito diventasse infinito, la metà delle abilità legate a forza diventerebbero inutili, visto che con il camp possiamo trasportare praticamente qualunque cosa da una parte all'altra della mappa. Dicono comunque che se ce ne sarà il bisogno si potrà aumentare ancora. Cambierà anche il lot che potremo saccheggiare dai boss che uccideremo. Potranno trovare sempre tre oggetti e la rarità aumenterà in base alla difficoltà del nemico. Credo che fondamentalmente diventerà una cosa un po' meno casuale. Magari se la smettono di farmi trovare i ratti talpa con le mappe del tesoro. Come cacchio la scrivo un ratto talpa una mappa del tesoro? Verrà fixato l'effetto del Crylator che adesso agirà anche sui giocatori. Si ghiacceranno, ci saranno tre stadi, sia che camminiamo a più rallentati fino a, penso, proprio bloccarci. Finalmente la rende un'arma un po' più appetibile. Finalmente risolveranno anche quel cacchio di bug che ti costringeva a rinascere nel Vault 76 quando avevi troppo peso. Certe volte mi capitava che raccoglievo una cosa, per un chilo magari superavo il peso, in quel momento arrivava un Deathclaw che mi dava una mannaiata sul collo e dovevo rinascere per forza nel Vault 76. Quindi ci darà la possibilità di rinascere, penso in una location lì vicino, non è specificato, ma non credo che ci farà scegliere il punto. E no, ci uccidiamo ogni volta che dobbiamo fare un viaggio rapido. Poi dicono, non so se la mia traduzione che è sbagliata, abbiamo affrontato un problema di questa patch che potrebbe far rimanere i giocatori bloccati all'interno dell'armatura atomica. Siamo anche consapevoli del fatto che ci sono altri casi in cui ciò può accadere e stiamo studiando attivamente su di loro per risolverli. Quindi ancora non ci sono riusciti. A me personalmente non è mai capitato, non so, ditemi voi, vi è mai successa questa cosa di rimanere incastrati nella Power Armor? O tirami fuori da sta lattina, te prego! Mentre l'11 gli aggiornamenti comprenderanno prevalentemente aggiornamenti per migliorare la stabilità su PC, il supporto della risoluzione 21:9 e dell'impostazione Field of View verranno implementati. Non so cosa sia, vabbè, voi che l'avrete sapete cos'è, ci sarà. Poi ragazzi, finalmente si potranno cambiare le special, ma soltanto un punto alla volta. Ogni livello, dopo il livello 50, ci sarà la possibilità di cambiare un punto special che abbiamo scelto. Quindi invece di salire di livello potremo decidere di spostare un punto special, che ne so, da carisma a metterlo a forza, insomma. Severi ma giusti. Severi ma giusti, diciamolo. Un'altra problematica che verrà risolta è quella del camp, che quando entri in un server e trovi una persona che ha sistemato il camp proprio nel punto dove l'hai messo tu, ti ritrovi che il camp te lo sistemava nella tua officina e ti trovavi costretto a spostarlo in un altro punto, cosa che io non vedo poi così grave. Comunque, se vi capita questa situazione, risistemare il camp in un altro punto è sempre stato gratuito. Ma ha fatto infastidire tutti e sembra che adesso ci sarà la possibilità di cambiare direttamente server. Ci arriverà una notifica che dice che quel posto è occupato e se vogliamo possiamo cambiare server e andare in un server dove quel posto non è occupato. Quello che voglio dire io è che la mappa è così grande che se tu hai messo il camp proprio in quel punto e ci stanno così tante persone nei server che lo mettono lì, qualcosa di strano c'è. Molto probabilmente è una cosa che mi è successa a me, stavo sfruttando un glitch l'altro giorno ed è stata la prima volta che mi sono trovato con il camp in un posto dove c'era un'altra persona in un altro server, perché è un punto dove spawna un Deathclaw. Di conseguenza tu con il camp lì, se cambi server, hai la possibilità di uccidere ogni volta un Deathclaw grazie anche alle torrette del proprio camp, e diciamo che questa è una buona tecnica per accumulare leggendari.
tornando a parlare dell'insediamento, se vi capiterà di trovarvelo occupato, l'unica soluzione al bug che vi fa vedere tutto l'insediamento rosso, poi non c'è modo di posizionarlo, l'unica soluzione è usare la funzione deposita con quadrato. Così vi depositerà tutte le strutture nel camp e potrete ricostruire tutto senza spendere nulla. Poi aver raggiunto il bulldozer, questa è una bella novità. Una nuova funzione del camp che ci consentirà di rimuovere piccoli alberi, rocce e altri ostacoli. Quindi sarà più facile posizionare il camp. Potremo anche utilizzare il bulldozer per eliminare gli oggetti nelle aree circostanti, per rendere tutto un po' più abitabile, come se fossimo a casa. Ok ragazzi, adesso passiamo alla breve guida per aumentare il peso trasportabile del giocatore. Innanzitutto vi voglio ricordare di controllare tutto bene l'inventario, ragazzi, perché sfuggono sempre cose come tipo 8 palle di cannone o 15 missili, che giustamente non è che pesano poco, ragazzi. Immaginatevi di andare in giro con 15 missili nello zaino e 8 palle di cannone. Non è normale. Al prossimo cambio di livello, se non avete già preso questa abilità, vi consiglio di prenderla, cinghia porta cartucce. Se prenderete questa abilità, le munizioni delle armi balistiche peseranno il 45% in meno, se ne prenderete due addirittura il 90%, quindi è ottima questa abilità, è assolutamente da prendere, anche perché le munizioni balistiche sono le più usate. Se siete già sopra il livello 35, vi consiglio di prendere l'abilità forza dell'orso, che arriverà a far pesare le armi pesanti il 90% in meno. E di conseguenza porterà a farvi avere un Fatman che pesava 30 kg e ve lo farà pesare 3 kg, quindi praticamente tutto peserà il 10% del reale peso. Vi ritroverete con una Magnum che pesa 7 kg e un Fatman che ne pesa 2. Questo effetto l'avrete soltanto sul vostro inventario, non sulla cassa di scorte. Di conseguenza vi consiglio di levare tutte le armi che avete nella cassa di scorte, perché se levate, che ne so, un Fatman e un Laser Gatling, già avete levato 50 kg. Obbligatoria da prendere a livello 6, accumulatore seriale, così potrete vivere il brivido di andare a raccogliere un altro ventilatore, dove i materiali peseranno 25% in meno, poi 50% in meno e poi 75% in meno. E niente ragazzi, con questo è tutto. Comunque arriveranno delle altre guide più dettagliate, vedremo anche come craftare delle armature capienti per aumentare ancora ulteriormente il peso trasportabile. E nel prossimo video vedremo anche cosa c'è di bello in questo gioco, visto che molti me lo chiedono. Come fate a giocare a questo schifo, mi dicevano, e io ragazzi dico che il tempo vola mentre gioco a questo gioco. Comunque vabbè, nel prossimo video ne parleremo meglio. Vi ricordo ragazzi di seguirmi su Twitch e su Instagram se volete informazioni sulle prossime live e volete giocare con me. I link li trovate in descrizione. Bella a tutti ragazzi, grazie ancora.